Amici, buongiorno, eccoci qua da Casa Bergamini, nuova puntata, nuova pillola di Aspettando degni di nota. Ragazzi, oggi preparatevi perché l'apertura della puntata oggi è con la mia principessa. Lo sapete che io avevo un debole per Emily Arpino e allora la nostra principessa sarà colei che inaugura questa nuova puntata di Aspettando degni di nota. Ma prima di tutto questo, come sempre, i miei ringraziamenti personali a Orogel, questa grande azienda che mi onora averla al mio fianco ormai da qualche anno e lo spero ancora per tanto tempo, Teleromagna e videoproduzioni di Renato Maltoni di Galeata. Ma adesso torniamo a lei, Emily Arpino, la mia principessa, ci porta nel suo mondo con le sue belle canzoni. Vai, Emily. Quante volte hai detto il tempo non cancella nella mia stanza l'odore di noi che non passa mai, che lentamente scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia, lascio un solco perfetto di sorriso distrutta, sono pazza, lo ammetto, amore, amore, amore. Gli occhi non mi importa, ma tu portami via, amore, 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 amore mio. Ma ogni giorno mi sveglio, tu sei già andato via ancora. Sì, forse è solo colpa mia, così non ci pensi più. Sono molto brava, sai, a rovinare tutto. Tu sei perfetto, non sbagli mai in tutto ciò che fai, sei abile a nasconderti, ma non sai rinunciare a me. Come solo due sguardi sanno tenersi la mano, basta un attimo solo per scappare lontano. Amore, 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 andiamo via, chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via. Amore, 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 amore mio. Ma ogni giorno mi sveglio, tu sei già andato via ancora. Sono qui tra le cose da fare, io cerco la calma vivendo la normalità. Nei messaggi nascondo il bene che sento, riempio i polmoni e so già. Noi due siamo diversi, ma come due pazzi. Ci urliamo contro e poi passeremo la notte dicendo: amore, 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 andiamo via. Chiudo gli occhi, non mi importa, ma portami via. Amore, 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 amore mio. Ogni giorno mi vedi, tu sei già andato via. Amore, 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 è una follia. Apro gli occhi, non importa, ma tu vattene via. Amore, 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 amore mio. Ora spengo la luce, ti lascio questa notte. Emily, Emily, avete visto che splendore? Adesso è un pochettino Emily che non ti vedo. Sarai diventata una ragazza bellissima. Allora, Emily, un bacione a te e a tutta la tua famiglia, a Asia, che ringrazio anche lei di essere stata una partecipante
molto professionale di degni di nota. Ma adesso andiamo a pattinare un po', ragazzi, andiamo dalla nostra tigellina Giada Luppi. Lo sai, Giada, che sono andato a trovare dei miei amici e mi hanno dato le tigelle? Io ancora sto aspettando le tue, birichina, birichina. Giada, un abbraccio, ma adesso soprattutto fai vedere tutta la tua grinta a tutti gli amici che sono qui davanti allo schermo nel nostro momento di aspettando degni di nota. Signori, Giada Luppi. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai, come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piace per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per soltanto un'altra fragile occasione, e domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. E non visto, ragazzi, che grinta, poi che bella ragazza, lei è una grande pattinatrice, ragazzi, campionessa europea di pattinaggio sulle rotelle. Anch'io ero bravino da ragazzino, quando tanti quelle svettole, ragazzi, mi ricordo a Punta Marina quando ero un bimbo, andavo nei pattini e avevo sempre il culo per terra, però la nostra Giada, altri livelli. E che dire, ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine, ma passa troppo in fretta sto tempo, bisogna che adesso chiedate le Romagna che mi dia più tempo. Sto scherzando, già vi ho stressato per troppo tempo, vero? Allora, amici, vi ricordo il nostro appuntamento da lunedì al venerdì 14:30, 10:45 la nostra replica mattutina da Casa Bergamini.
un bacio, un abbraccio e ci vediamo domani. Grazie mille di cuore a tutti. Qui addosso, pelle d'avorio tu, mistero e poesia, neanche so chi sei, ma per te sto morendo, io resto solo qui, forse invisibile, ai tuoi occhi che mi fanno male, non voglio illudermi, ma credo. Sul cuore.